66 decessi nella seconda ondata a Torre del Greco, gli ultimi tre nella giornata di ieri. Ha paura? Un po' di paura ce l'abbiamo tutti, però del resto dobbiamo vivere, insomma, e con la speranza che al più presto possibile le cose migliorino e si va avanti. La speranza può essere il vaccino? Sì, perché oggi come oggi è l'unica alternativa che abbiamo. Speriamo solo di ottenere qualche risultato e di voltare pagina. Noi ci siamo portati via l'anno vecchio con la speranza che questo nuovo ci dia qualcosa di positivo. Crede che la situazione si risolverà a breve? Non credo, no. A breve no. Io penso che tutto quest'anno ne sentiremo ancora parlare. Penso che la terza ondata, se ci sarà, sarà leggera, non come la prima. Non ho paura, però bisogna fare attenzione. Quindi lei ha fiducia sulla tenuta dei nostri ospedali? Ce l'hanno fatta e ce la faranno. Ha fiducia quindi anche nel vaccino? Del vaccino non sono ancora sicuro, cioè vorrei ancora attendere per vedere che cosa succederà fra 2 o 3 mesi. Non sono certo. Crede che la situazione si risolverà in tempi brevi o ci vorrà ancora del tempo? Ma brevi proprio non credo. Io spero e mi auguro che per la primavera 22 ritorneremo alla normalità, se si potrà dire normalità. Abbiamo ancora paura di questo virus ancora sconosciuto in parecchi, sa, un'altra ondata, la variante mi sembra, e quindi bisogna stare sempre attenti fino a quando non ci faremo il vaccino tutti quanti. Quindi lei si vaccinerà? Certo che mi vaccinerò. Per sconfiggere il virus ci dobbiamo vaccinare tutti.